È uscito in questi giorni l'ultimo libro del professore Lorenzo Burreri, che ha per titolo Francesco Renda, lo storico del movimento contadino siciliano. Il libro praticamente traccia un po' l'attività politica e di sindacalista del professor Francesco Renda, riguarda il suo territorio, il territorio di Cattolica Reclea. Ne parliamo con l'autore. Professore, qual era il rapporto di Francesco Renda col suo paese nativo? Francesco Renda è il più grande intellettuale cattolicese che Cattolica abbia mai avuto. E benché ha trascorso gran parte della sua vita a Palermo, era intimamente legato al nostro paese, al suo paese nativo, cioè Cattolica. Questo legame indissolubile e di gratitudine è manifestato da una sua espressione che riporto come incipit del mio libro. Lui diceva: ognuno si forma nei primi 10-15 anni. Ora io in questo periodo sono vissuto a Cattolica, quindi la mia formazione di fondo si è realizzata in questo paese. Per me Cattolica è la mia esistenza. E in questo mio essere c'è il ricordo bello e quello brutto. Ma in concreto cosa ha fatto per Cattolica Reclea? Che da sindacalista ha guidato il movimento contadino per l'esproprio delle terre incolte e ha dato ai braccianti la possibilità di possedere un pezzo di terra da coltivare in proprio. Questa attività ha messo in pericolo la sua vita due volte, non solo una volta, sia a Cattolica che a Portello della Ginestra, in quanto lui in quel giorno era l'oratore designato da dover prendere la parola e fortunatamente ha avuto un incidente alla moto e è arrivato in ritardo quando la strage era già stata compiuta. Possiamo dire che Francesco Renda, per questa meritoria opera che ormai i giovani non conoscono, in quanto si è svolta negli anni del dopoguerra, fino agli anni 55, e ha dato questa possibilità attraverso la sua opera di sindacalista, contattando il ministro Gurlo, ha portato ad una legge per togliere le terre incolte ai baroni di una volta, ai grossi proprietari, e quindi distribuirla alle cooperative, a tutti i braccianti. E quali sono le sue opere storiche che hanno lasciato il segno? Anche qui l'elenco sarebbe lungo, però vogliamo innanzitutto citare la storia della Sicilia dall'origine ai nostri giorni. È un'opera. Sono tre volumi? Sono un'opera in tre volumi ed è. Lo facciamo vedere. Un'opera fondamentale. Tanto che per quest'opera è stato definito il più grande storico del nostro secolo, del questo ultimo secolo. Qui noi troviamo tutta la storia della Sicilia, cominciare proprio dai tempi più remoti a finire ai nostri giorni, o meglio ancora ai giorni in cui lui è vissuto. I giovani di oggi sconoscono un po' la figura di questo nostro grande concittadino, parlando di grande storia. Sì. Cosa si può suggerire loro? Amare il proprio paese significa andare alla ricerca delle nostre radici, delle radici dei nostri padri. E Francesco Renda si prodigava in ogni convegno che facevamo ad invitare tutti i giovani ad andare alla ricerca delle radici. Questo perché? Perché le cose spesso si dimenticano e per sentito dire si conoscono solo storielle, non fatti effettivi. Quindi i giovani che vogliono realmente conoscere chi
e Francesco Renda dovrebbero avvicinarsi alle sue opere, venire qua in biblioteca, che abbiamo un vasto assortimento dei suoi libri. Cosa ricorda in modo particolare del professor Francesco Renda? Per quelli della mia età, possiamo dire, è stato un grande maestro. Ha partecipato a tanti eventi culturali che si sono svolti qua nel nostro paese, mostrando sempre grande disponibilità, chiunque lo invitasse, senza tenere conto del colore politico. Era sempre pronto a venire, purché si parlasse di cultura, di libri, di relazioni che interessassero il paese. Tutto questo, malgrado gli impegni che aveva, gravosi impegni che aveva, e malgrado i problemi di salute, perché ultimamente poi non gli era facile deambulare. Comunque, leggendo il mio libro, quest'ultimo mio libro, Francesco Renda, lo storico del movimento contadino siciliano, che da oggi è più presente nell'edicola di Cattolica e anche attraverso, si può comprare anche attraverso Amazon o Etabeta, o chiedendolo direttamente al sottoscritto, potete avere una cognizione più precisa di quello che Francesco Renda ha rappresentato per Cattolica e quando era intimamente legato a questo territorio. Nella stesura del libro ha avuto l'aiuto di qualcuno, professore? Certamente, anzi approfitto dell'occasione per ringraziare tutti gli amici che mi hanno collaborato e aiutato. In particolare Nino Aquilino, che mi ha illustrato la figura del prof. Francesco Renda, perché è stato un suo alunno all'università. Poi Giuseppe Calogero Giuffrida per i preziosi documenti che mi hanno fornito. Franco Mangiapane e mia moglie Angela Zambito per i consigli che mi hanno dato. Il sindaco Santo Borsellino per l'interesse dimostrato e, dulcis in fundo, Domenico Oliveri perché mi ha sempre aiutato nel propagandare i miei libri e nel propagandare quella che è la cultura cattolica eraclea. Noi prima parlava di amore verso la propria terra. Esatto. Che cosa vogliamo dire alle nuove generazioni? Alle nuove generazioni possiamo dire di mettere più impegno e interessarsi dei problemi della nostra cittadina. Interessarsi dei problemi della nostra cittadina significa anche vedere come si sono svolte le lotte nel passato, che cosa ci hanno lasciato i nostri grandi intellettuali tipo Francesco Renda ed altri che ce ne sono. Bisognerebbe ricordare per esempio la figura di Enrico La Loggia, di Giuseppe La Loggia, di Raimondo Borsellino, e tante e tante altre ancora, anche le figure dei nostri sindaci, che a volte vengono viste in senso negativo, non è così la cosa. Se uno si interessa realmente, si accorgerà che il bicchiere non è mai troppo vuoto o troppo pieno. Il bicchiere di solito è mezzo vuoto e mezzo pieno, secondo dal punto di vista. Sono quelle cose che bisogna vivere per capire, esatto. Al di fuori sembra sempre che ci sia. Bisogna vedere dal punto di vista in cui si guardano. Io consiglierei ai giovani di guardare sempre in senso positivo, cioè il bicchiere mezzo pieno, e quindi scoprire che cosa in questo bicchiere mezzo pieno c'è di buono e di utile per la nostra collettività. Grazie mille professore, ricordiamo di nuovo l'uscita del suo libro, l'ultimo libro, Francesco Renda, lo storico del movimento contadino siciliano. Grazie a tutti.